Tragedia in mare a Pesaro, minore trovato morto in acqua di fronte a una spiaggia libera della zona di Sottomonte. 39enne investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali, trasportata in codice rosso al Torrette di Ancona. Incendio a Cagli in un'ex azienda di infissi, in cielo una nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Pochi posti disponibili negli asili del comune di Pesaro, sabato scorso in Piazza del Popolo, la protesta pacifica dei genitori. Al Marine Center si è conclusa la terza edizione di Ocean Action, l'obiettivo è salvaguardare il 30% del mare entro il 2030. 43 concerti e 150 musicisti per 9 giorni di festival sono i numeri del Fano Jazz by the Sea. Sabato pomeriggio il concerto dal balcone al Pincio di Fano. A Pesaro Villa Fastiggi vince il Palio dei Bracieri 2024. Caldo rovente, momenti di tensione hanno caratterizzato l'evento nel fossato di Rocca Costanza. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. In apertura la cronaca, è stato ritrovato senza vita il minore di origine straniera di cui si erano perse le tracce in mare tra Pesaro e Fano. Il giovane, di cui le autorità competenti stanno accertando l'età, è stato ritrovato nello specchio d'acqua di fronte alla spiaggia libera in zona Sottomonte, di fianco al Cocoloco Beach. Si trovava in spiaggia nell'ambito delle attività di un'associazione ed era andato a fare il bagno con alcuni amici quando si era allontanato verso gli scogli. Poi si sono perse le tracce, scattato l'allarme poco prima delle 16, sono seguite le ricerche dei bagnini della Guardia Costiera. Purtroppo per il minore, che aveva i polmoni pieni d'acqua, non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. E nel pomeriggio di oggi un incendio ha coinvolto un'imbarcazione che si trovava all'altezza del Monte San Bartolo a Pesaro. L'incendio è avvenuto a circa 15 metri dalla riva e dalla barca si è alzata un'alta colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di Porto di Pesaro, che hanno soccorso gli occupanti della barca. Non si registrano feriti, ma restano da chiarire le cause del rogo. Ancora cronaca, una 39enne di origine straniera è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È successo questa mattina in via Pisacane a Fano. Secondo i rilievi eseguiti dalla polizia locale, a bordo della vettura, una Seat Cordoba, c'era un 85enne di Marotta che, giunto in prossimità dell'intersezione con Via della Repubblica, posta alla sua sinistra, ha investito la donna. La 39enne, che era appena uscita da un bar, stava attraversando la strada verso Monte e l'urto è avvenuto nella corsia di percorrenza dell'auto. Infatti il pedone aveva quasi completato l'attraversamento. Viste le condizioni di salute della donna, è stata allertata l'eliambulanza, che l'ha trasportata in codice rosso al Torrette di Ancona. Alla partenza era cosciente. Da Fano a Cagli, dove questa mattina intorno alle ore 10 è divampato un grosso incendio in un'ex azienda di serramenti e infissi situata in via Flaminia Nord. Le fiamme si sono sprigionate in un capannone mentre alcuni operai stavano smantellando l'ex sala verniciatura tagliando del materiale di ferro, scintille che hanno innescato il rogo. In pochi minuti si è elevata in cielo anche una nube di fumo visibile a chilometri di distanza, che ha allarmato i cittadini. Dopo un primo tentativo di spegnere l'incendio con gli estintori sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli, che oltre a spegnere il rogo hanno interdetto l'accesso nella parte del capannone interessata fino a che non verrà messo in sicurezza il sito. Sabato scorso in Piazza del Popolo a Pesaro un gruppo di genitori ha protestato contro i pochi posti disponibili negli asili comunali. C'era per noi Marco Lonigro. Dateci servizi, vogliamo lavorare. Con questo motto i genitori di Pesaro sono tornati in Piazza del Popolo per chiedere risposte concrete sulla carenza di posti nei nidi e negli asili messi a disposizione dalle strutture comunali. Sabato mattina circa 40 genitori accompagnati dai loro bambini si sono ritrovati in piazza per una protesta pacifica. Oggi la situazione è preoccupante, dati alla mano solo 3 bambini su 10 frequentano il nido, ben 150 sono gli esclusi. Il servizio 06
6 anni e carente da tutti i punti di vista, dicono i manifestanti. Noi oggi combattiamo per rendere fruibile un servizio che secondo noi e secondo tanti è un servizio che deve essere un obbligo ed un diritto da concedere ai più piccoli e ai genitori, ovvero il servizio educativo per la fascia 0-6. Perché lo chiediamo in gran voce? Perché l'anno scorso 200 famiglie a Pesaro erano rimaste fuori dalle graduatorie definitive, pertanto 200 famiglie non potevano usufruire di un servizio fondamentale che è il servizio nidi. I genitori erano già scesi in piazza per protestare contro i pochi posti disponibili negli asili. A un anno di distanza però la situazione non è migliorata. Le graduatorie del 2024-2025 raccontano che nessun posto in più è stato creato, mentre diminuisce il dato relativo alle liste d'attesa. Al comune di Pesaro ho visto che c'era un dato in diminuzione, ovvero il dato della lista d'attesa, che dall'anno scorso è diminuito. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che meno persone hanno fatto richiesta. E perché hanno fatto meno richiesta? Perché non c'è più, una volta che tu non ti vedi garantito un servizio, tu non ne fai più richiesta, perché già ti senti perso e lasciato a un angolo della società, perché non viene ascoltato il tuo bisogno di esserti garantito un servizio fondamentale. È necessario, dicono i genitori, creare più posti nei nidi comunali, aumentare il numero degli asili con l'orario pomeridiano e allungare l'uscita dopo le ore 16. Oggi questi servizi sono carenti e influiscono negativamente sulle pari opportunità lavorative dei genitori. Facciamo fatica, i genitori lavoratori del comune di Pesaro non riescono a lavorare, non tutti abbiamo i nonni. Che cosa vogliamo fare? Ci vogliamo basare tutti sul welfare dei nonni, visto che paghiamo le pensioni? Allora il comune pensa, abbiamo i nonni che vanno a prendere i bambini al nido, che lo tengono fino ai 3 anni? No, non è più così. L'inflazione è aumentata, 2 genitori devono lavorare e vogliamo i servizi. Ho ribadito al comitato, cioè la vicinanza in quello che è la richiesta di un diritto su cui hanno la mia massima solidarietà e l'impegno, come avevo già detto in una conferenza stampa di alcune settimane fa, di questa amministrazione, del sindaco e di tutta la giunta, di lavorare per risolvere il problema. La mancanza di fondi da parte della regione, o meglio la certezza di come i fondi potranno essere utilizzati, quelli stanziati per il 24, di cui più di 6 mesi sono già passati di scuole, dobbiamo ormai ripartire a settembre, ancora non sono arrivate. Io mi appello anche alla Regione per chiedere la comunicazione tempestiva, almeno nelle prossime settimane, per sapere se sia possibile, come un impegno preso con i genitori, prolungare l'orario fino alle 17:15, cosa che hanno richiesto a gran voce anche questa mattina e su cui io mi sono sempre resa disponibile all'arrivo dei fondi regionali. Se fossero già arrivati avremo già l'elenco delle scuole in cui andare a prolungare. E poi prendere l'impegno di trasformare e riorganizzare questo servizio scolastico 0-6 anni in città per rispondere ai 130 bambini in lista d'attesa. Facendo dei conti, nel 2026-2027, andando a inaugurare la nuova struttura da 90 posti che è stata intercettata con i nuovi fondi PNRR dell'ultima call di maggio, e i posti dello 06 di via Rigoni, arriviamo a sopperire questa graduatoria. Come faremo per garantire ancora di più i posti? Perché non ci fermiamo ai 130 posti della graduatoria, siamo consapevoli che l'obiettivo sia arrivare al 45% di copertura, come ci impone, che ci indica l'Europa. Questo è un obiettivo che avevo preso, questo per il 2027 è quello che vorrei raccontare e che racconteremo ai cittadini e alle cittadine di questa città. E adesso vi facciamo vedere una foto che è stata scattata alla stazione ferroviaria di Fano, che ritrae 2 ragazzi che inconsciamente e pericolosamente sono seduti sulla banchina con i piedi verso i binari. Questo, ha commentato un nostro telespettatore, è il risultato della sorveglianza presente alla stazione di Fano. Cambiamo argomento, la crisi climatica, le migrazioni, i misteri degli abissi, lo sviluppo della ricerca e la tutela del mare sono stati gli argomenti trattati al Fano Ocean Action, che è stato organizzato dall'Università del Mare con la collaborazione di diverse associazioni ambientaliste. Proprio queste ultime hanno dato un valido contributo all'evento finale che si è svolto sabato scorso al Fano Marine Center. Siamo al Marine Center, dove si svolge un convegno di tutte le associazioni ambientaliste, le quali firmano un accordo, un programma per quanto riguarda il salvataggio del mare Adriatico. Ma il mare Adriatico è veramente in pericolo?
In realtà è un, diciamo, uno sforzo comune collettivo per salvare il Mar Mediterraneo, di cui il Mar Adriatico naturalmente fa parte, e come tutto il Mediterraneo naturalmente sta soffrendo, soprattutto a causa degli impatti del cambiamento climatico, della sovrappesca, dell'inquinamento, tutti i fattori che incidono anche sulla perdita di biodiversità. Quindi quello che stiamo cercando di fare oggi è un momento di condivisione tra associazioni, esperti, enti di ricerca per definire un percorso comune che ci porta alla tutela efficace di almeno il 30% dei nostri mari entro il 2030. E questo è un obiettivo ambizioso, perché ad oggi siamo circa verso il 10%, ci abbiamo messo diversi anni ad arrivarci, ma molto necessario, perché dalla salute del nostro mare dipende direttamente la nostra esistenza e il nostro benessere. Quindi dobbiamo cercare veramente di raggiungere questo obiettivo, e possiamo farlo solo lavorando insieme. Quindi questo è il grande messaggio di oggi. Ecco, una delle tematiche però che richiede un certo equilibrio è quello della esigenza ambientale del mare, la salvaguardia ambientale, però lo sforzo di pesca, perché lo sforzo di pesca è incluso in una sfera economica che dà da mangiare a parecchie persone. Ecco, come voi cercate di attuare questo equilibrio? Beh, è tutto connesso, perché la tutela della biodiversità, quando è fatta in maniera corretta, soprattutto attraverso aree marine protette ben gestite, diventa un importantissimo volano di sviluppo economico e sociale per le popolazioni locali. Quindi, per esempio, in aree marine protette già istituite abbiamo riscontrato un aumento delle catture dell'80%, lo sforzo della pesca diminuisce, perché in realtà con meno sforzo si ottengono risultati maggiori, consentendo semplicemente alla risorsa di riprodursi. Ecco, alla fine che cosa abbiamo concluso in merito tutti questi interventi degli ambientalisti? Ma abbiamo concluso che è molto importante cercare di lavorare in sinergia, l'obiettivo è comune, i percorsi sono diversi, ogni associazione ha le sue strategie, ma siamo arrivati a un punto, diciamo così, di urgenza, che diventa indispensabile unire gli sforzi e cercare di raggiungere insieme il prima possibile questi obiettivi legati, in questo caso in particolare l'obiettivo è quello del 30x30, cioè arrivare ad avere il 30% di aree protette marine e terrestri entro il 2030. Proseguiremo gli incontri mensili con i ricercatori del Fano Marine Center e con altri contributi scientifici, proprio per ridurre al massimo il livello di disinformazione scientifica che compromette la scelta di soluzioni efficaci nei confronti delle problematiche ambientali che stiamo attraversando. A Palazzo Bracci Pagani venerdì scorso è stata inaugurata la mostra dal titolo In volo con Licini, un angelo verrà a prendermi, sostenuta e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Sarà visitabile fino all'8 settembre. Sentiamo le interviste che sono state realizzate da Maria Elena Del Bianco. Si è inaugurata oggi la mostra dedicata ad Osvaldo Licini, come è andata? È andata molto bene, è stata una bella partecipazione di pubblico. E questa bella mostra organizzata dalla Fondazione quest'anno segue alle altre 12 che in 8 anni la Fondazione ha realizzato nella nostra Diana Art Gallery. È una mostra a cui hanno partecipato e a cui hanno collaborato tante persone. Voglio ringraziare i prestatori e voglio ringraziare tutti i collaboratori, il curatore, che appunto si sono resi disponibili e ci hanno consentito di realizzare questa bella mostra, che speriamo possa essere apprezzata anche dai tanti turisti che vengono a visitare la nostra città. Ogni anno dobbiamo cercare di elevare un pochino l'asticella. Quest'anno siamo arrivati veramente con l'asticella in alto, perché si è liberata questa opportunità con la Pinacoteca di Ascoli. Abbiamo approfittato per questo gruppo, questo nucleo di opere importanti, e intorno a quelle abbiamo trovato tanti collezionisti che ci hanno, diciamo, offerto la possibilità di mettere le loro opere e quindi di valorizzare Licini al meglio di quello che si poteva fare. Perché fare una mostra, Licini è morto nel 58, quindi ormai è l'uomo di un secolo fa, lui è nato nel 1856, quindi è difficilissimo trovare il materiale, però noi siamo stati bravi a insistere e con i privati di qualità abbiamo fatto questa scelta, e poi vedrete che tipo di qualità abbiamo trovato.
Per quanto riguarda gli orari, la mostra rimarrà aperta fino al 27 di ottobre, negli orari serali tutti i giorni, salvo il lunedì, fino all'8 di settembre, e poi a seguire il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 17.30 alle 19.30. Gran gala al Teatro Santi di Bottega di Vallefoglia per i 133 studenti delle scuole superiori della provincia, diplomati con 110 lode. Siete le nostre eccellenze, ha detto il presidente Giuseppe Paolini rivolgendosi alla platea. Il vostro talento può contribuire allo sviluppo e alla crescita culturale della provincia. I genitori e la scuola devono donare le ali per volare e le radici per tornare. Fare esperienza fuori è importante, ha aggiunto Paolini, ma vi auguro di tornare e mantenere sempre un forte legame con il territorio. Possiamo crescere insieme alle vostre capacità. Ospite d'eccezione la reporter di guerra Greta Cristini. Il mio augurio, ha sottolineato l'analista di geopolitica, è che possiate cominciare a porvi le domande giuste, immaginando il vostro progetto a lungo termine, senza influenze o condizionamenti esterni, ma con curiosità. Si è conclusa con un grande successo la 32esima edizione di Fano Jazz by the Sea. Sabato scorso tante le iniziative che hanno coinvolto la città, a partire dal concerto su un balcone al Pincio di Fano. Cristiana Guerra. 9 giorni di festival, 43 concerti, 150 musicisti provenienti da ogni parte del mondo, ospiti nei luoghi più suggestivi della città della fortuna, tra il mare, centro storico e entroterra. Sono solo alcuni dei numeri vincenti del Fano Jazz by the Sea, festival internazionale di jazz e musica contemporanea, ormai parte del tessuto connettivo fanese, giunto quest'anno alla 32esima edizione. Sabato scorso l'intera città è stata coinvolta dai numerosi eventi in programma, un susseguirsi di note, improvvisazioni ed intreccio di sonorità che hanno esaltato la bellezza del territorio locale. Alle ore 18, presso l'Arco d'Augusto del Pincio di Fano, si è svolto il concerto dal balcone dei Dixie Brothers, che ha attirato l'attenzione dei passanti e coinvolto il pubblico presente. I Dixie Brothers, oggi protagonisti del concerto sul balcone, innanzitutto da dove venite? Sparsi, diciamo, un po' Fano, un po' Umbria, mix, un gruppo mix. Voi non siete nuovi alla partecipazione a Fano Jazz? No, siamo vecchi, perché siamo vecchi anche noi un po', quindi... Però è la prima volta che avete suonato dal balcone, che emozione si prova da lassù? Ah, fantastico, sembra di suonare su un drone. Tanti gli spettatori coinvolti durante i 9 giorni, dal ritmo travolgente di questo genere musicale nato agli inizi del XX secolo. Soddisfatto dei risultati ottenuti, Adriano Pedini, direttore artistico di uno dei festival più importanti della costa adriatica. Direi che sono andate benissimo, perché siamo partiti con un grandissimo concerto qui all'Arco d'Augusto, con tantissima gente, strabordante, un concerto che ha esaltato il pubblico, tutto il pubblico festante. Il giorno dopo ci siamo trovati all'ex anfiteatro Rasta, con una marea di gente alle 5 del mattino per il concerto dell'alba, che sono stati i due momenti che hanno dato inizio a questo festival, che ha rappresentato per noi un'altra tappa. Siamo arrivati al 32esimo anno di età, quindi siamo diventati grandicelli. Le aspettative musicali sono state all'altezza, tutti i musicisti hanno dato il meglio, le sezioni che avevamo messo in campo come Exodus Stage, Young Stage, sono state seguite. Abbiamo fatto alla San Francesco e alla Pinacoteca, abbiamo fatto sempre il tutto esaurito. Il pubblico, abbiamo notato un pubblico che è venuto da fuori Fano, questo quindi ci conforta, ci dà anche il senso della dimensione del festival, che vuole essere un festival attrattivo anche per coloro che vengono da fuori Fano. Quindi siamo contenti, grandi le collaborazioni anche con le associazioni del territorio, e quindi possiamo essere più che soddisfatti di questa 32esima edizione. Al termine del concerto la band è salita a bordo delle cargo bike messe a disposizione da FIAB Fano Forbici, per poi percorrere le strade del centro storico e della zona mare, con tappa finale al Jazz Village, allestito di fronte alla Rocca Malatestiana. È da un po' di anni che con Fano Jazz by the Sea collaboriamo per organizzare questa pedalata, in cui abbiamo portato in giro dei musicisti, 4 musicisti a bordo delle cargo bike che ci hanno messo a disposizione i nostri soci, i nostri amici. Questo lo facciamo principalmente perché per dimostrare che con la bici si può fare tutto, tra cui anche, speriamo in un futuro più vicino possibile, anche l'utilizzo di queste cargo bike
con anche pedalata assistita, per il trasporto delle merci anche nei centri storici e nelle ZTL, in modo da evitare l'utilizzo a volte anche eccessivo di furgoni, furgoncini, ma anche tir in queste zone, diciamo, più protette, più delicate, dove ci sono parecchie persone a piedi o in bicicletta. Questo non lo diciamo perché siamo fanatici della bicicletta, ma per una questione di sicurezza dei cittadini. A Pesaro la contrada di Villa Fastigi ha vinto il Palio dei Braceri per il terzo anno consecutivo. Nella giornata finale dell'evento, però caratterizzata dal caldo rovente, non sono mancati momenti di tensione. Resta a Villa Fastigi il Palio dei Braceri, la contrada biancorossa per il terzo anno consecutivo si è aggiudicata il trofeo, sconfiggendo domenica in finale Pantano, Tombaccia e Villa San Martino. Come ogni anno il pomeriggio è iniziato con il corteo delle 15 contrade, con bandiere, fumogeni e cori hanno raggiunto il fossato di Rocca Costanza. Abbiamo fatto un bel corteo finora, adesso siamo tutti qua pronti a manifestare appunto questa gioia che è il Palio e ci siamo. Questo che sta sempre un evento molto partecipato, perché? Perché è bellissimo, vieni qui, c'è un fortissimo senso di appartenenza per il proprio paese, quando sei qui veramente ti viene proprio voglia, perché alla fine il Palio è un impegno grossissimo, però quando vieni qui tutte le soddisfazioni, veramente, è bellissimo. È un evento che unisce tutta Pesaro, è un evento che unisce i vari quartieri, noi prima di entrare all'interno di questo evento nel 2016 non eravamo così tanto uniti, e è bello, è stata una cosa bella e sarà sempre una cosa bella. Esce tutta Pesaro, siamo una forza, forza Cagliari! Ci vedo quando sono piccola! Uguale! Si sta bene, si sta con tutti! Bellissima! È Pesaro questa! Forza Pantano, sempre! Nel pomeriggio la sfilata delle Miss e momenti di intrattenimento con la musica prima delle gare tra contrade. Nel fossato il caldo rovente ha messo a dura prova i partecipanti. Diversi corridori, dopo le fatiche delle gare, hanno accusato piccoli malori. Passione, divertimento, ma anche momenti di tensione tra le contrade. È stato necessario, infatti, l'intervento della polizia per calmare gli animi. I momenti di tensione, almeno da quello che mi ricordo io, non ci sono mai stati o sono stati comunque molto piccoli. Oggi purtroppo c'è stato un momento di tensione, devo dire, come avevo detto all'inizio, quando abbiamo presentato il Palio, che questa festa è una bella festa, si rimane una festa goliardica, una vera festa di in amicizia tra i vari quartieri, quindi vedere scene come quelle che ci sono state oggi sicuramente non è quello che il sindaco, ma tutta la nostra amministrazione si aspetta, quindi adesso vediamo come va, mi auguro che adesso non ci sia più niente, che sia stato, come dire, un attimo, perché se ci dovessero essere comunque altre tensioni, dal mio punto di vista cercheremo anche di capire se riproporre questa iniziativa, perché per me l'iniziativa è bello che ci sia, è bello che sia un'iniziativa dove i giovani sono i protagonisti, però deve rimanere una festa vera e propria. In serata poi la grande festa di Villa Fastigi, che per il terzo anno consecutivo ha conquistato la finalissima del Palio dei Braceri. Bellissimo, una grandissima emozione, siamo riusciti a riconfermare per il terzo anno consecutivo la vittoria, riconfermarsi campioni e scrivere la storia, quindi meglio di così non potevamo chiedere, è una giornata stupenda. Ed è bellissimo così. A festeggiare anche la contrada di Soria per il premio di Miss Palio 2024. Allora, questa esperienza com'è andata? Molto bene, anzi, sopra le aspettative. E l'aspettavi di vincere? Onestamente no, però sono molto contenta. A chi dedichi questa vittoria? Ai miei genitori sicuramente. E anche a mio amoroso che mi ha sostenuto per tutto questo mese. Cinque
5 medaglie e ottimi risultati per le allieve dell'Accademia dello Spettacolo di Fano che hanno partecipato al campionato nazionale Fidens Danze Accademiche, danza classica e moderna a Rimini. Il gruppo 8-12 anni ha conquistato l'argento e il quarto posto nella disciplina moderna. Il gruppo 13-16 anni si è aggiudicato il primo posto, medaglia d'oro, nella danza classica e il bronzo in quella moderna, mentre le allieve di età compresa tra i 15 e i 17 hanno conquistato due ori, sia nella disciplina classica che in quella moderna. Le coreografie sono state curate e ideate rispettivamente da Mascia Valentini e Milena Gianmattei. Con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco, dopo le previsioni del tempo, trasmetteremo uno speciale dedicato a In Gir per Fan, la passeggiata itinerante nel centro storico di Fano tra concerti, buon cibo e cultura. L'iniziativa tornerà il prossimo 8 agosto. Io vi ringrazio per averci seguito. Domani torna come sempre la rassegna stampa alle 7 in diretta condotta da Massimo Foghetti. Buona serata.